noi abbiamo nelle mani una Ferrari. Le borgate, Scicli sono una Ferrari. E come diceva Bartolo, è veramente la città più bella della Val di Noto, cioè non c'è da, ma io non lo dico personalmente, anche se lo penso, lo dicono le centinaia di persone che vengono nel mio locale, nel suo locale, e dicono: abbiamo fatto la Val di Noto, Modica, Ragusa, Ibla, eccetera, eccetera, ma Scicli è Scicli. Quindi abbiamo una Ferrari che però ha le strade piene di buche, l'erba alta dove posteggiarla, i marciapiedi, mezzi caduti Ho capito, dove, lei punta cioè, sulla qualità che dovrebbe dare un comune al di là della. dobbiamo programmare e noi ristoratori siamo disposti a investire come abbiamo fatto finora, perché quelle poche cose che si sono fatte, siamo riusciti a fare, le abbiamo fatte grazie a delle associazioni, a Donna Luca Tattiva, a Fonte delle Ore, cioè che raccogliendo dei soldi tra gli imprenditori, tra i ristoratori, abbiamo fatto qualcosa, però non si può navigare a vista. Noi vogliamo un programma, vogliamo sapere il comune cosa vuole fare, quando lo potrà fare, come lo potrà fare. E allora a quel punto noi possiamo essere propositivi nei confronti di un'amministrazione a cui abbiamo chiesto sin dall'inizio un dialogo continuo. Non c'è. Ci siamo incontrati una volta, credo, dovevamo fare un secondo incontro. Però se non sappiamo quali sono i programmi, io capisco, non ci sono i soldi, non si possono fare delle cose in maniera imminente, ma se non sappiamo quali sono i programmi dell'amministrazione, io non posso neanche coinvolgere gli altri iscritti dell'associazione a dire raccogliamo per fare, per mettere i fiori, per fare, per chiudere la strada, per fare questo, per fare quell'altro, cioè iniziative se ne possono fare. Però se non c'è una programmazione e non c'è un patto da sottoscrivere con l'amministrazione, noi non possiamo andare avanti. Questa è la problematica principale.